Perché i clienti vogliono la pompa di calore? Ne parliamo subito in questa nuova puntata di Idraulico Felice e ne parliamo con l'esperto Samuele Trento. Ciao Samuele, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Ciao Alessandro, ciao, grazie per avermi ancora oggi in questa puntata con te. E io sono un ingegnere meccanico, aiuto le famiglie a vivere senza gas, quindi a trasformare la loro casa in 100% elettrica, sfruttando magari il loro impianto anche se ci sono radiatori. E come lo faccio? Lo faccio con una rete di installatori che sono autonomi e realizzano questo tipo di impianti. Io accompagno gli installatori dalla progettazione al collaudo con un percorso di formazione. Ecco, ci siamo specializzati in questo settore delle case 100% elettriche. Perché i clienti vogliono la pompa di calore? Beh, c'è da dire che stiamo entrando in una nuova realtà senza gas. Cioè, la gente vuole sempre di più vivere senza gas. Perché? Perché si rende conto che il mondo sta andando verso l'elettrico. C'è poco da fare. Guardiamoci intorno e abbiamo le auto che stanno diventando elettriche, le biciclette che stanno diventando elettriche, ci sono sempre più rinnovabili, ci sono anche ovviamente delle direttive, delle normative che ci vengono dall'Europa piuttosto che dai congressi nazionali, quindi il mondo va verso l'elettrico per abbandonare la combustione, quindi l'emissione di gas e di inquinamento nell'ambiente. La pompa di calore è uno dei modi per riuscire a riscaldare casa senza appunto inquinare. Non è l'unico, non sarà l'unico nemmeno in futuro, perché anche l'idrogeno avrà sicuramente la sua parte, però oggi come oggi è sicuramente una grande opportunità per iniziare questa trasformazione. Ah, cioè tu hai mostrato un aspetto, diciamo, ecologico della motivazione. E c'è da dire che l'aspetto psicologico, e te lo dico da utente, io sto comprando una fattoria e mi trasferirò, devo fare la progettazione di tutto quanto da zero, no? L'aspetto psicologico di dire pago una sola bolletta, ti dico che è molto forte, cioè che poi non cambia tanto, sì, cioè, dipende dai, cioè diciamo cambia nel senso che c'hai una bolletta in più da pagare ogni 2 mesi, però l'aspetto psicologico io lo sento, cioè quella cosa lì del pago solo l'elettrico e poi l'elettrico comunque attraverso, cioè diciamo che ne so, i pannelli solari, io sono economicamente aiutato, tutta questa cosa qua la sento, ecco, cosa ne dici tu? Assolutamente, sono partito con l'aspetto più romantico della cosa, ok? Ma perché in realtà è quello che spinge me a fare questo lavoro, okay. Perché la vedo come proprio missione, la mia la vedo proprio come una missione, visto che ho una passione sfrenata per la tecnologia e dico come posso abbinare la tecnologia a qualcosa di utile veramente, ma non per me. Per i miei figli, io ho 2 bambini, 2 anni e 4 anni, e non me li vedo in questo mondo identico a come è oggi, no, non me lo vedo. Pensa, sembra una cavolata la pompa di calore, ma pensa quante case ci sono nel mondo e quindi a quanto inquinamento è dovuto al riscaldamento di queste case. Una piccola azione di ciascuno porta un enorme risultato. Cioè non è come realizzare una grande centrale a pale eoliche, no. Qui si tratta che ognuno fa una piccola azione che però moltiplicata per 100, 1000, milioni, miliardi di persone ottiene un grande risultato. Questa ovviamente è la motivazione che mi spinge a portarmi a svegliarmi ogni mattina e a dire che figata di lavoro che sto facendo. Poi l'aspetto economico tecnico è assolutamente molto importante, quindi il fatto di avere una bolletta unica è fondamentale. Ci siamo accorti tutti, no? Guardando le bollette, quanto incidano i costi fissi rispetto al reale consumo di energia, sì, elettrica o di gas. Cosa significa? Che se io sto al freddo tutto l'inverno perché voglio limitare la bolletta,
mi arriva comunque la bolletta, e quel 60% io lo pago a prescindere, anche se sto al freddo e consumo poco. Non esiste nessuna casa in Italia, nel mondo, che non abbia un contatore elettrico, almeno che non si tratti di baite in montagna o cose del genere, però certo, se sei in civiltà hai un contatore elettrico. Quindi dei due, quello a cui posso fare a meno è quello del gas, sicuramente non quello elettrico, perché comunque devo avere la luce, devo avere la lavastoviglie, la lavatrice, tutta una serie di utenze che non posso fare a meno. Quindi la scelta più facile e comoda è quella di abbandonare quello del gas, che non è anche così utopico, perché se ci pensiamo, quante migliaia di famiglie hanno già abbandonato il contatore del gas con la stufetta a pellet, con la caldaia a pellet, con altri sistemi, no? Quindi non è assolutamente utopico. Poi, se a questo ci abbino anche il fatto che posso anche autoprodurmi un po' di energia, è una figata pazzesca, è perché il gas non potrò mai produrmelo, il pellet non potrò mai produrmelo, certo. L'energia elettrica invece sì. Con questo non voglio dire che vado a riscaldare casa gratis, assolutamente no, ma sai, avere già la consapevolezza che una parte di energia per scaldarmi casa me la produco sopra il mio tetto e me la faccio io, me la tengo io, è una gran figata. Ma ti dirò, adesso io voglio dire, sono stato a casa di un amico e mi ha fatto vedere dal cellulare il grafico, no? E lui ha, insomma, i pannelli, l'accumulo, le batterie, eccetera, mi faceva vedere quanto produceva, quanto consumava per scaldare o raffreddare casa, e lui usava poco questo, il sistema la notte, no? Sì. E quindi lui caricava tanto al mattino, quindi si vedeva, cioè lui pagava solo un leggero picco al mattino perché producevano meno i pannelli, però ci stava dentro di brutto con l'autoproduzione. Assolutamente, ma se fai le cose fatte bene, come abbiamo un po' accennato anche nella prima puntata, e si inizia a ragionare nel sistema casa, sì, nell'insieme puoi fare dei miracoli. Se invece mi limito a tolgo la caldaia, metto la pompa di calore, do on, chiudo lì, posso ottenere disastri o posso ottenere dei fantastici risultati con la stessa tecnologia, però con un approccio mentale completamente diverso e da esperto, da professionista, assolutamente. Ecco, se io sono onesto professionalmente, se ho il bosco dietro casa e ho la legna gratis, sono il primo a dirti: è inutile che tu metta una pompa di calore, vai avanti con la legna. Perché? Perché per te è gratis, è una risorsa comunque che ce l'hai. Invece è completamente diverso se devo riempirmi il garage di sacchi di pellet, se ogni due sere devo andarmi a pulire la stufa, scaricare la cenere, pulire la canna fumaria, diventare schiavo. No, ci sono tante famiglie che stanno abbandonando adesso la biomassa per andare alla pompa di calore, ma impianti fatti qualche anno fa. Perché? Perché sono diventate schiave del loro impianto. Cioè, ormai siamo in una società dove non posso permettermi di passare mezz'ora al giorno a pulire la caldaia, cioè non esiste. No, zero. A ridurre lo spazio in garage perché devo lasciare lo spazio per il pellet, cazzo, ci metto i giochi per i miei bambini, no? Non hai il pellet. E poi diventa anche tutto automatico. Pompa di calore, essendo tecnologica, me la posso gestire da remoto, me la accendo, me la spengo quando voglio, la faccio integrare con il fotovoltaico. Ovvio, si legge in col giro. Col geotermico anche, col no? Geotermico, okay. Assolutamente, assolutamente. Poi si sente in giro che alcuni consumano di più rispetto a prima, ma andiamo a capire perché. Andiamo a capire che tipo di impianto, chi ci ha messo la testa per progettarlo. È colpa della tecnologia della pompa di calore o non è stato fatto tutto quello che si doveva fare? Sicuramente è la seconda. Concentriamoci sulla motivazione che fa sì che i clienti, cioè per quale motivo proprio il cliente vede la pompa di calore come soluzione ai problemi di riscaldamento o raffreddamento della propria casa? In primis è assolutamente quello che abbiamo detto, quindi eliminare completamente una bolletta, quella del gas, eliminarla completamente e
autoprodursi una parte, o meglio, o sfruttare l'impianto fotovoltaico che già migliaia di famiglie hanno già sul tetto, perché ci sono tante famiglie che hanno il fotovoltaico sul tetto e dicono: sai cos'è? Io produco energia e la regalo all'Enel. La consumo un po', ma sono sempre via di casa, non riesco a farlo fruttare al meglio questo impianto fotovoltaico. Ecco che la pompa di calore ci viene in aiuto a questo, perché riesco a sfruttarlo al massimo l'impianto fotovoltaico. Poi c'è anche una motivazione, magari per i più ambiziosi come clienti finali, che dicono: sono nel 2021, ma vuoi che mi metto in casa una tecnologia che veniva venduta 40 anni fa, cioè quella della caldaia? Vuoi vedere che col telefonino faccio bonifici e sono ancora qui ad avere una fiammella in casa che mi riscalda l'acqua come faceva nella preistoria? Potrò fare qualche passo in avanti che è verso il futuro, ecco. Quindi anche un aspetto ovviamente tecnologico verso un'evoluzione, ecco. Non, sì, per carità, potete dirmi che le caldaie a condensazione consumano meno rispetto a quelle prima, sicuramente, però la tecnologia di base è sempre stata la stessa, ecco. Quindi questi sono i macro aspetti che sempre di più sento motivare una famiglia nel loro progetto, nel loro sogno di eliminare il gas e trasformare la casa. Nella tua esperienza, tu hai notato, partendo dalla domanda della puntata, cioè tu hai notato dalla tua esperienza che sono più i clienti che richiedono la pompa di calore o è più l'idraulico che propone la pompa di calore? Assolutamente, i clienti sono quello che la fanno da padrone, sono loro che si mettono a spulciare per ore e ore, notti e notti sul web, parlare con gli amici, capire se c'è un'alternativa alla classica tecnologia. Poi siamo in un momento storico un po' drogato dal super bonus. Questo succedeva in maniera naturale e spontanea fino al prima del 2020. Con il super bonus è stato accelerato in maniera esponenziale, perché diventa uno dei temi trainanti, quella della pompa di calore, e quindi il cliente finale, tra virgolette, è anche un po' obbligato a installarla, se vuole ovviamente, però è molto più spinto a installarla perché fa parte di un pacchetto che può trainare tutto al 110%. Quindi dice: cavolo, è qualcosa che mi porta tutto al 110%, è trainante, aspetta un attimo che mi informo di questa tecnologia. Il processo sarebbe stato molto più graduale senza il super bonus, però siamo e dobbiamo raccogliere quello che c'è e sfruttarlo nel miglior dei modi. No, questo lo dico perché in questo modo cosa succede? Non è sufficiente che io idraulico non ho voglia di formarmi e quindi non propongo la pompa di calore, ho risolto i miei problemi, propongo la caldaia, eccetera. Il problema è che io mi trovo davanti a clienti che ne sanno più di me sulla pompa di calore a volte, cioè, quindi non riesco a dimostrare la mia autorevolezza perché loro dimostrano la loro e al contempo non posso proporre ancora quello che magari io so montare molto bene, cioè, quindi gioco forza la formazione, la soluzione per me è obbligata, altrimenti come nel 90% dei casi ti tagliano fuori. Scelgono l'alternativa, scelgono il tuo concorrente che invece esaudisce i suoi desideri, perché una caldaia la cambi perché ce n'è bisogno, perché si è rotta quella di prima, no? Quindi c'è questo bisogno da parte del cliente. La pompa di calore è un mix tra bisogno e sogno, perché quando il cliente finale inizia a sognare di non avere più la bolletta del gas, non glielo togli più dalla testa. E quindi se tu vai a dirgli: no, ma guarda, la pompa di calore lascia stare, no, è meglio la caldaietta, quella condensazione che rende il 105%, lì stai andando contro il tuo cliente e quindi difficilmente ti seguirà, anzi sarà lui a lasciarti. Ho capito. Ci sono altre motivazioni? Direi sono molto più sottili, ma direi che già sapere questi ti permette di comprendere di più il mercato e di comprendere cosa cercano le famiglie e quindi di conseguenza preparare la tua proposta e la tua risposta. Per chi fosse interessato a ciò che racconti, dove ti puoi incontrare?
Beh, mi trova sicuramente su YouTube, cerca Samuele Trento su YouTube, trova centinaia di video miei, video pratici dove vado in cantiere, mostro come realizzare una centrale termica, video teorici in cui racconto le basi per poter progettare, ma proprio in maniera semplice le racconto alla signora Maria. E poi invece se uno vuole fare un passo in più e vuole entrare o comunque mettere il naso nella nostra rete di Sigillo Sicuro, va su sigillosicuro.it, questa rete di installatori che si stanno specializzando nelle pompe di calore e che fanno un percorso formativo e di condivisione delle esperienze affinché questa tecnologia venga sfruttata nel migliore dei modi per il cliente finale e per il nostro lavoro, ovviamente. Samuele, io ti ringrazio tanto, ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato su YouTube fino a questo momento, a questi eroi, ringrazio quelli che ci hanno ascoltato mentre guidano il loro bellissimo furgone, mentre vanno verso i clienti oppure tornano dal cliente con le tasche piene di danaro. Un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto!